Come al solito continuo a scusarmi per la mia voce, però è da qualche mese che ho poca voce. Purtroppo non abbiamo avuto nessuna aggiuntiva informazione su quello che sta succedendo e malgrado da parte di molti colleghi siano state fatte domande non tanto su quello che sappiamo già, che è abbastanza poco, ma quello che deve venire, in particolare specificazione delle misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, ma anche e soprattutto, questo è un punto a cui io tengo particolarmente, quali sono gli scenari futuri, perché con uno spread a quota 300 nel lungo termine la situazione diventa insostenibile, il rischio di un credit crunch, cioè di una stretta del credito molto veloce, molto violenta, si avvicina. Quindi che cosa penserebbe di fare il governo in questi casi? Non ho avuto risposta. Se mi si viene a dire, e lo dico da Ministro, se mi dice ma su questo c'è questo problema, non si dice nulla su questo, non si dice nulla sull'altro, perché spesso questi problemi sono già affrontati da leggi che esistono. E non è che bisogna cambiare tutto. Come? Non sei stato te, ma non lo so, non sono sicuro. Ma adesso vediamo. Il governo si trova a operare in una situazione economica caratterizzata da un rallentamento che interessa l'intera area europea. Quale sarà il tasso di crescita nell'anno prossimo? È una bella domanda, ci sono varie stime. Sul tasso di crescita previsto dal governo, 1,5 per il prossimo anno. L'obiettivo, secondo lei, sarà possibile raggiungere questo tasso? Mi sembra che con le condizioni, con le nuove informazioni che arrivano, ci allontaniamo purtroppo per il Paese da un tasso di crescita così elevato. Quindi è inutile che ci illudiamo. Grazie.